Buongiorno a tutti e ben ritrovati. Eccoci qua per la nuova e prima puntata del 2019 di Good Morning Milano. Ci ritroviamo dopo una lunga pausa invernale, vi chiediamo scusa, forse fin troppo lunga, ma cercheremo di farci perdonare perché ripartiamo con una grande e nuova stagione con tanti ospiti, come diceva un mio carissimo e illustre predecessore. Quanti ospiti e che ospiti. E insomma, partiamo oggi con una nuova puntata di questa nuova stagione di Good Morning Milano. Ci ritroverete, ve lo ricordo, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 12:30, qui in diretta su Milano News, nuova produzione, nuovo studio. E beh, no, i vecchi amici di sempre invece. Un ospite che siamo ben contenti di avere qui con noi ancora oggi è Flavio Valentino. Buongiorno Flavio, Buongiorno Fabio, benvenuto. buongiorno a tutti. Biologo, nutrizionista. Esatto. Sì, siamo un po' in ritardo, insomma, sai che quando si finiscono le feste, rientriamo dalle feste, buoni propositi, tutto, però beh, per noi questo è un nuovo inizio La oggi. paura c'è sempre, in ogni caso, Infatti, 360 noi giorni. oggi riparte la stagione 2019 di Good Sì. Morning Milano, che ci porterà fino a giugno sicuramente in vostra compagnia. E quindi insomma, vogliamo ripartire alla grande, vogliamo ricominciare alla grande, e allora abbiamo voluto appunto avere te, Flavio, che insomma, Grazie. sei anche un curatore per una rubrica Milano in Salute sul nostro sito. Poi abbiamo visto anche girare Assolutamente. dei video in cui insomma ci dai dei consigli, abbiamo Esatto, ci visto proviamo, esatto. interessante, anzi vi Assolutamente. consiglio di andare a cercare nei nostri video i consigli di Flavio, perché veramente sono molto molto interessanti. Grazie. Insomma, partiamo però, facciamo un po' di chiarezza, tutta questa confusione che insomma spesso e volentieri si fa, soprattutto noi che siamo abituati a fare televisione, di confusione ne facciamo sempre tanta. Certo. Che cos'è e chi è il biologo nutrizionista? Allora, il biologo nutrizionista è una figura, mi viene da dire, anche abbastanza recente, proprio perché oramai, diciamo, il problema controllo del peso piuttosto che patologie legate comunque all'alimentazione, oramai le mode si fanno sentire. Il biologo nutrizionista è quello che si occupa comunque di curare l'alimentazione, ma legata non soltanto al controllo del peso corporeo, ma anche a tutto ciò che concerne comunque la salute in toto, quindi patologie, condizioni fisiopatologiche particolari, piuttosto che allergie, intolleranze, ma anche situazioni fisiologiche, diciamo, naturali, necessarie dell'organismo, quindi se si parla di allattamento, gravidanza, piuttosto che anche semplicemente un atleta, una persona che compie attività fisica, sforzi muscolari molto intensi e quindi ha necessità di essere seguito in maniera ad hoc, in maniera particolarmente precisa. E quindi proprio per questo noi interveniamo in queste situazioni in maniera scientifica. Questo è importante e va sottolineato. Infatti io devo dire, sbaglio sempre, io dico insomma benvenuto Flavio, benvenuto, insomma, è benvenuto dottore, effettivamente è benvenuto dottore. Dottore, quindi chi deve, chi può rivolgersi o chi deve rivolgersi a un nutrizionista? Ma come dicevo prima, la categoria di persone è molto ampia perché può essere una qualsiasi persona che pensa di dover calare di peso, sovrappeso, pensa o ha la necessità di dover calare di peso, perché l'obesità oramai è una condizione patologica, non è una situazione in cui si parla soltanto di un problema estetico, è una condizione patologica al quale vanno associate altre situazioni patologiche, altre patologie, diabete, ipertensione, problematiche cardiovascolari, ma anche donne che hanno problematiche legate anche ad esempio all'allattamento, gravidanza o semplicemente da me vengono anche persone che semplicemente non sanno come costruire la loro alimentazione per via delle loro problematiche quotidiane legate alle abitudini, alla vita, semplicemente gli impegni lavorativi non sanno più come costruire i loro pasti proprio per via degli impegni. Questo anche fa molto anche la pigrizia, mi viene anche da Una domanda dire. provocatoria, siamo fatti Sì. anche su Instagram lanciando questa puntata oggi, ma che senso ha però dover andare a chiedere al dottor nutrizionista, dover prendere sul Sì. telefono, venire da te, dover anche pagare un medico, che quando in realtà ho il dottor Google, no? Ho Sì, Google, è cerco vero. come fare a dimagrire, come fare a Molto, stare molto bene, più e c'è su più semplice. facile, no? Sembrerebbe molto più semplice, però molto spesso non otteniamo i risultati che vorremmo avere. Il problema è quello. Mi viene da dire che internet, il dottor Google, è un'arma a doppio taglio, perché possiamo
trovare qualcosa di utile, però il problema è le fonti, quindi ci sono delle fonti molto valide e che possiamo anche utilizzare, però mi viene da dire che se non abbiamo la capacità di andare a percepire, a recepire quelle fonti utili, necessarie, scientificamente provate, perché si parla comunque di una scienza esatta, una scienza matematica, scienza biologica in fin dei conti, l'alimentazione è basata sulla chimica, sulla biochimica. Compiamo degli errori, quindi facciamo, costruiamo dei piani fai da te in casa che purtroppo uno non ci danno risultati, quindi ci sembra di essere uguali a prima. Due, anzi, possiamo avere dei risultati opposti, quindi peggiorare la nostra situazione patologica, se parliamo di una condizione patologica. Quindi questa è una cosa fondamentale, quindi molto spesso internet ci peggiora la situazione, quindi proprio per quello è sempre molto utile rivolgersi a uno specialista, perché lo specialista è in grado di individuare nella singola persona la sua piccola sfaccettatura. Ogni paziente è un universo a sé, un universo a caso, e quindi cosa che il dottor Google ovviamente non può andare a recepire le differenze di ogni singola persona. Quindi proprio per quello è fondamentale la presenza dello specialista. Ecco, parlavi appunto delle diete su Google, un po' anche quelle cose Sì. che chiamate le diete fai da te. Adesso va molto di moda questa nuova, penso, me ne parlava prima anche la nostra producer Camilla Fori, diceva Sì. la dieta chetogenica, Sì. No, che io non ho mai sentita nominare, però invece anzi è una roba. è un protocollo terapeutico che molti di noi utilizzano, deve essere utilizzata in maniera ad hoc, in maniera costruttiva, ma così come qualsiasi Sì, piano non è detto che, insomma, so che terapeutico. questa chetogenica, ad esempio, fa delle cose un po' strane, no? Cioè, ti fa mangiare, so, molto avocado, ad esempio, Sì, la maionese, cioè, sono delle la cosa. diete opposte alla dieta E uno mediterranea. dice, oddio, sarà una bufala. E invece dici, no, funziona, ma ha un Ha obiettivo un e. obiettivo e sono piani che devono essere utilizzati in uno ristretto tempo, quindi in un periodo molto ristretto. Non possiamo eccedere troppo perché potremmo avere delle conseguenze negative. Quindi sono dei piani molto utilizzati, sono costituiti effettivamente da una grande percentuale Interessante di che infatti non le chiami grasso. diete, le chiami piani. Già, questo è Sì, interessante. allora per me non esiste tanto la parola dieta. Allora, la dieta, il concetto di dieta vuol dire stile di vita. In questo caso io preferisco parlare di piano terapeutico, un regime alimentare, sì, un piano È terapeutico quasi che. come un piano di allenamento, quasi, Sì, mi viene. diciamo di sì, esatto. Infatti, molto spesso alcuni piani terapeutici vengono anche affiancati a dei piani di allenamento, di intensificazione sportiva, quello assolutamente. Nella fattispecie questa chetogenica quando potrebbe Allora, la essere dieta indicata da keto. fare? Allora, E comunque diciamo sempre, se la volete fare, chiedete ovviamente non può essere applicata in qualsiasi condizione e sempre su consiglio del professionista a cui ci si rivolge, perché è uno di quei piani che se costruito in maniera errata comunque genera delle problematiche fisiologiche. È un piano che i dati letteratura mostrano comunque delle evidenze scientifiche sul controllo dell'obesità, quindi sul controllo del peso corporeo, però come dicevo prima in un tempo ristretto, quindi si parla di un intervento anche di poche settimane, comunque di 1-2 mesi, per poi rientrare in un regime totalmente diverso, quindi perché è come è costruita, dico leggermente a grandi linee, è costituita da una percentuale molto più alta di grasso rispetto a una dieta mediterranea che noi quotidianamente consumiamo, quindi abbiamo meno carboidrati, meno pasta, meno pane, meno patate, eccetera, quindi circa il 5%, e valori molto, ma molto, molto alti di grasso, quindi circa l'80%. Questo al fine di favorire un maggiore controllo dei livelli di insulina, far sì che l'organismo sia abituato a utilizzare molecole diverse dal glucosio e quindi produrre quelle molecole che si chiamano corpi chetonici, quindi utilizzare quei corpi chetonici a scopo energetico e quindi evitare l'utilizzo del glucosio da parte del nostro organismo e controllare anche un po' il senso della fame, lo stimolo della sazietà. Cosa che fanno in particolar modo sia le proteine che il grasso, e poi abituare il corpo quindi a consumare il grasso anche tramite l'utilizzo di un'attività fisica abbastanza intensiva, anche in quel caso di una certa tipologia, quindi non casuale. Ecco, insomma, sono tante queste. Io prima parlavo fuori onda con te, ho detto, c'è una. Anzi, ci hanno perso una dieta in questi anni. Cioè,
Dietazone. Dietazone, sì, cioè, tutti ne parlavano, tutti, sembrava che insomma fosse la soluzione a ogni male del mondo, questa famosa dietazone. Chiunque conoscevi faceva questa dietazone, no? Sì. Adesso è completamente Beh, scomparsa. Cosa è ma successo? l'alimentazione è un po' come il vestiario, si va sempre su moda, un po' come la musica, cioè Ok. adesso c'è la trap, c'è la dieta del gruppo sanguigno, quindi è lo stesso concetto. La dietazone è vero, ha perso un pochino di fascino Ma perché non forse. funzionava? Perché funziona? Perché appunto perde fascino un Allora, piano? delle diete perdono fascino perché dietro queste diete sta molto il commercio, sta molto il concetto di marketing, Ok. quindi la capacità di farle girare, la capacità di comunicarle anche tramite social, tramite dottor Google. In alcuni casi, purtroppo, queste diete, anzi quasi sempre, non funzionano e, appunto, come dicevo prima, riportano lo stato originario, quindi i famosi effetti andamenti a yo-yo che molto spesso si hanno Sì. con la stessa dietazone o con tante altre diete, ce ne saranno 200 e passa di diete con nomi strani, dieta Quella del dell'ananas, la limone, mi dieta del limone, la ricordo. dieta dell'ananas, ce ne sono veramente, Mi dà la ma smucci gas, si è detto questo, no? sì, ma Io mi sono lanciato grande. ananas addosso, non ho mai preso fuoco, Sì, però. ma una delle più No, grandi non ho mai. leggende, un po' come lo zucchero di canna che sia meglio dello zucchero bianco, le più grandi Boh, cioè, leggende. mi stai sfatando questo Sì, mito dello assolutamente. zucchero di canna? Sì, Dello zucchero di assolutamente. canna non è vero che fa meglio dello zucchero. È sempre zucchero, quindi genera sempre un alzamento della glicemia al pari dello zucchero bianco, dello zucchero raffinato. È uno zucchero meno raffinato dello zucchero Ma bianco. infatti io Cambia nulla. ti chiedo questo allora, Sì. abbiamo capito che devo mangiare bene perché insomma fa bene, nel senso devo stare meglio con il mio corpo, devo riuscire ad avere Sì, si va al di un'alimentazione, fuori del concetto infatti estetico. un'alimentazione giusta, Sì. sia poi fatta in una maniera o nell'altra, per appunto il mio organismo che stia bene proprio dal punto di vista dello star bene fisico, non dello Certo. star bene davanti allo specchio o della prova costume. Certo. Il problema è che, cioè, almeno da quando il mondo è mondo, mi dà la dieta, mangio cose che non sanno niente. Quello pure è vero. Allora, Come fare? Come il faccio discorso è che a fare? allora, un buon professionista deve essere anche in grado di indirizzare sulle scelte giuste gli abbinamenti giusti per poter elaborare anche dei piatti, uno, facili da gestire e da preparare, due, però, che facciano sì che comunque il paziente possa seguire il piano alimentare, quindi che non perda la voglia. Quindi proprio per quello è fondamentale anche il gusto, è fondamentale quindi anche utilizzare anche un pochino di ingegno. Quindi nessuno, io sono assolutamente contro le diete costituite da riso bianco e petto di pollo alla griglia e basta. Quindi è fondamentale che diciamo il consumatore, il paziente riesca a fare dei piccoli abbinamenti per poi creare anche qualcosa di sfizioso in cucina. Quindi l'alimentazione è ciò che ci lega alle persone, all'ambiente, quindi limitarla semplicemente alla scatoletta di tonno al naturale e il riso bianco andiamo a perdere noi stessi. Quali sono gli errori che più facilmente possiamo commettere appunto nel cercare magari di dire adesso mangio meno, mangio quello perché mi fa dimagrire e poi invece faccio completamente l'opposto perché magari mi sfondo di merendine e poi la sera mangio troppa fame ad Beh, esempio. allora, molto spesso gli errori più classici sono anche nella costruzione dei pasti, il numero dei pasti durante la giornata, quindi una buona colazione, gli spuntini e cosa inserire e quando inserirli. Ad esempio, nessuno vieta si può utilizzare ad esempio del cioccolato, basta che sia fondente superiore al 75%, però cosa fondamentale è anche quando posizionarlo. Alcuni alimenti, quelli molto più ricchi di zucchero, sarebbe ottima regola utilizzarli nella prima parte della giornata per una maggiore gestione da parte del nostro organismo. Il cioccolato è uno di questi, ad esempio. Ragazze, il gelato davanti alla TV guardando Netflix ce lo sto togliendo la Assolutamente no. sera. Il Niente, non gelato riusciamo al a. posto del pasto quando arriverà l'estate, che è una Non va cosa bene, classica, non non va va bene. bene. Come spuntino lo si può utilizzare, assolutamente. La classica insalatona? La classica insalatona, anche quella è, se fatta bene, allora. Ci sono insalatone e insalatone, perché un conto è fare un'insalatona con un bel po' di verdure che danno un buon stimolo di sazietà, Ah, danno di. varie verdure, dici, quindi non solo l'isata, appunto. No, allora, varie verdure che possono essere,
di qualsiasi tipologia, quindi insalate, pomodori, zucchine, carote, quello che volete. Anzi, fate come me che pensavo di mangiare la verdura, mangiavo patate e vi ho detto che non sono verdure. No, assolutamente no, la patata sarà sempre un sostituto. Anche i funghi mi hanno detto che non vanno bene. No. Volevo fare un risotto ai funghi. Le patate saranno sempre un sostituto alla pasta, al riso, perché... Ma sempre carboidrati sono. È che è sempre carboidrato, E per quanto riguarda la tipologia di verdure, anzi nelle insalate è meglio utilizzare più verdure possibili di colori diversi, perché ogni colore è associato a un composto, a un antiossidante, a una vitamina, attivato in una particolare maniera se presente in un alimento cotto o un alimento crudo. Quindi verdure più una presenza di un carboidrato, parlando sempre dell'insalata, che può essere il mais, può essere le patate, possiamo anche mettercele le patate, un'insalata di patate bella fresca. Adesso magari con la temperatura non è proprio quella data, però quando arriveranno delle temperature più calde si può utilizzare, o semplicemente del pane, o anche dei cereali, ad esempio. E poi la frazione proteica, uova, anche dei formaggi magri, del pollo tagliato magari a sfilaccetti, fatto precedentemente ai ferri. La bella Caesar salad. Tipo, esatto, magari con l'aggiunta, poi possiamo anche... Scusate, anche la salsina? Ma quella meglio di no. Quella meglio di no. Però se abbiamo già la fonte proteica, allora se vogliamo utilizzare il grano come fonte proteica, ok, però se abbiamo già messo le uova magari meglio di no, per quello. Okay. E poi magari utilizzare anche della frutta secca, magari dei semi, e poi l'utilizzo anche di spezie e di erbe aromatiche può essere sempre utile. Ah, quello può essere buono per insaporire, ad esempio, il famoso riso in bianco, magari. Sì, anzi, le erbe aromatiche, le spezie sono fondamentali. Ad esempio, nelle diete vegetariane e vegane si cerca di incrementare, di favorire l'utilizzo di questi prodotti, perché favoriscono l'introduzione di sali minerali e vitamine. Hai parlato appunto di diete vegetariane e vegane. Sì. Anche lì, sì. È un bel capitolo interessante, perché cioè è un regime alimentare sano? Allora, un capitolo... Quanto fa bene, quanto fa male togliere del tutto certi tipi di alimenti? Allora, il problema delle... Allora, più che altro la dieta vegetariana, se condotta in maniera, diciamo, ottimale, ovviamente seguita in una maniera ottima, non dà problematiche. Bisogna stare attenti ad alcuni composti, più che altro ai micronutrienti, quindi vitamine e sali minerali, in particolar modo la vitamina B12, che non è presente nei prodotti di origine vegetale in piccolissime quantità, anzi quasi zero, soltanto nelle alghe, ma non riusciamo a recepirle perché ci sono dei composti che la inattivano, soltanto nei prodotti animali. E questo è un grosso problema per i vegani stretti, che invece prodotti animali non ne consumano e quindi hanno una forte, potrebbero avere una forte carenza di vitamina B12, piuttosto che anche di altri sali minerali, quali ad esempio il ferro e calcio, che in alcune maniere possono essere reperiti anche con i prodotti di origine vegetale. Però nei vegani, nel caso della vitamina B12, bisogna obbligatoriamente effettuare un'integrazione esterna, quindi utilizzare degli integratori. Il concetto di salutare o non salutare, diciamo, la dieta vegetariana è una dieta sana, assolutamente. Bisogna prestare attenzione. Come sanno tanto fa, che poi la dieta pugliese, ad esempio, sto pensando. Ma se uno va nel sud Italia, in molti paesi si mangia tanta verdura, pane e pasta, senza tanti animali, ad esempio, sto pensando. Beh, vengo da Napoli, il pesce comunque si consuma, quindi, quindi quello... Però comunque è un concetto diverso dalle diete fatte su internet, sì. Quindi non vorrei paragonarla comunque al regime alimentare. Sì, assolutamente, perché comunque la scelta di fare una dieta vegetariana o vegana è una scelta totalmente diversa, scelta etica, scelta religiosa, quindi in quel caso il professionista non potrà mai andare dal paziente e dire perché stai scegliendo quella tipologia di alimentazione. Dovrà seguirlo, dovrà indicargli quali sono gli aspetti forti, gli aspetti negativi, e quindi aiutarlo nel colmare quelle lacune, in quel caso ad esempio per quanto riguarda la carenza di vitamine e sali minerali, ad esempio. Quando invece può diventare pericoloso smettersi a giocare troppo con quello che mangiamo? Ma in generale? In generale dico sì, non solo... Ma allora, c'è effettivamente in questi anni una forte paura proprio nelle scelte alimentari, circola molta paura per quanto riguarda ad esempio il glutine o anche il lattosio, quindi la gente incomincia, molti pazienti incominciano a non consumare glutine senza un vero e proprio motivo, ad esempio,
perché molti credono che il glutine possa essere responsabile dell'insorgenza di alcuni tumori piuttosto che anche dell'aumento di peso. E qua fa molto anche il dottor Google, purtroppo, è il discorso del quale si parlava prima. Le fonti sono fondamentali. Ci sono alcune fonti che purtroppo vanno a veicolare il paziente su strade sbagliate, attribuendo responsabilità all'alimentazione che non ne hanno, quindi l'insorgenza di alcuni tumori, ad esempio legati al latte, piuttosto che appunto il glutine. Quindi questa è una cosa molto moderna. Hai parlato del latte, insomma, sì. Questa famosa cosa che siamo l'unico mammifero che anche in età adulta beve il latte. Sì. Ha un senso questa cosa? Allora, oppure è stata estremizzata anche questa? Allora, ci sono in ambito oncologico, ad esempio, si fa riferimento ad alcuni studi che però sono stati condotti su popolazioni non la nostra, su una popolazione cinese. Ok. E in quel caso, nel nostro caso, non esistono dati in letteratura che dimostrino che il latte abbia degli effetti negativi nell'insorgenza, ad esempio, del tumore sulla mammella, anzi, proprio il contrario. Stessa cosa per il tumore per quanto riguarda la prostata. Quindi diciamo che anche i dati relativi all'insorgenza del tumore, in questo caso sul latte, ma anche su tanti altri alimenti, diciamo che sono stati anche un po' veicolati. Stessa cosa mi viene da pensare al cosiddetto paradosso francese sul consumo del vino, che il consumo del vino possa favorire, diciamo, la riduzione delle malattie cardiovascolari. Sì, ma fino a un certo punto, anche in quel caso si pensa che i dati siano stati parzialmente veicolati. Quindi ok, il bicchiere di vino a pasto, ma senza abusarne, perché comunque teniamo conto che ciò che fa bene all'organismo in quel caso non è l'alcol, ma sono eventuali composti antiossidanti presenti nel vino rosso. Quei composti, per avere un'azione farmacologica, dovrebbero essere assunti in quantità molto, ma molto, ma meglio molto. Meglio il succo di uva a quel punto. Sì, tenendo conto che il succo d'uva è molto, ma molto ricco di zucchero, quindi diciamo c'è sempre l'effetto negativo. Se ne esce. Esatto. Quindi per avere quell'azione farmacologica noi dovremmo assumere una quantità molto, ma molto, ma molto alta di vino, e quindi subentra il problema alcol. Quindi abbiamo un altro composto cancerogeno. Quindi bisogna sempre trovare, diciamo, la via di mezzo nelle cose. Tutto questo per dire cosa? Per dire che non è facile. Non è facile. E perché non è facile? Anche perché c'è chi invece ha studiato per fare queste cose, come ad esempio il dottor Flavio Valentino. Quindi Flavio, diamo un po' le coordinate per invece farla più facile, nel senso che non me la faccio da solo, vengo da te e chiedo a chi ne sa. Allora, potete innanzitutto contattarmi tramite i miei recapiti, numero di telefono 388-06-51169, o inviarmi una mail a flaviovalentino.nutrizionista@gmail.com. Io ricevo attualmente in due sedi, una a Bussero, provincia di Milano, quindi zona Interland Nord-Est, e una invece a Monza, centro fitness Salusfera. Poi, diciamo, subentreranno altre collaborazioni a breve, quindi avrò anche altre situazioni, altre strutture dove, diciamo, ricevere i miei pazienti, quindi in quel caso. Hai una pagina Facebook, giusto? Ho una pagina Facebook, dottor Flavio Valentino, trattino biologo nutrizionista. Su cui potete vedere, potete leggere tutti gli articoli che Flavio scrive per Milano News, potete vedere i video che sta facendo girare in queste settimane, e potete comunque scrivere e chiedere. Sì, qualsiasi curiosità, sono sempre a disposizione. Flavio, prima di lasciarci, siamo quasi in chiusura. Sì. Spesso e volentieri tu dici, l'importante è anche mangiare quello che la stagione ci dà. Certo. In questo momento, insomma, la stagione è un po' di passaggio, che cosa ci può dare? Che cos'è il buono di questa stagione? Allora, cerchiamo sempre di puntare sempre sui prodotti di origine vegetale, utilizziamo gli ultimi agrumi che ancora abbiamo, puntiamo sempre sulle brassicacee, cavolfiori, broccoli, perché sono alimenti ricchi di antiossidanti e anticancerogeni, antitumorali. Poi quello che io sempre consiglio di
incominciare a utilizzare molto di più i legumi, cosa che molto tu sponsorizzi tantissimo i legumi. Io sì, sponsorizzo molto i legumi perché sono alimenti che molto spesso bistrattati, no? Sì, ma perché allora sono un punto cardine della dieta mediterranea innanzitutto, poi io venendo dal sud la pasta e fagioli a Napoli è un piatto forte, diciamo, e sono degli alimenti per via dei composti antiossidanti, ma anche per via delle tipologie di fibre che presentano, riescono anche a controllare l'assorbimento del colesterolo e del grasso, quindi riducono l'assorbimento di questi alimenti, di queste molecole, e quindi sono anche utili per il controllo del peso corporeo, oltre che far bene per il microbiota intestinale, per la flora intestinale, per un apporto di calcio, di ferro e di selenio, quindi sono degli alimenti completi. Poi sommati ai cereali danno un profilo aminoacidico, quindi proteico, al pari di una bistecca di carne, quindi un elemento essenziale ad esempio per i vegani e i vegetariani. I vegani e i vegetariani sono obbligati, mi viene da dire, a dover consumare legumi per avere un quadro proteico utile. Nei supermercati in questi giorni stanno arrivando già le prime fragole. Sì, mi sono notato. Sì, vero. Tiriamo dritto? Ma allora, questo vale per le fragole, ma è per quel sì, no, per qualsiasi. Sì, io sono amante delle fragole, l'ho già viste e sono tentato, devo dire. Se un prodotto non è di stagione, io eviterei assolutamente, perché mangiare un prodotto che non è di stagione è come non mangiarlo. Perché allora un prodotto che non è di stagione non avrà le vitamine e sali minerali che il prodotto invece di stagione presenta. Quindi mangeremo un prodotto, mi viene da dire, vuoto, purtroppo, per quello. Se dobbiamo avere una somministrazione, quindi, diciamo, nel migliore dei casi non fa niente, se non anzi fa peggio. Ma fa se peggio, si sì, di acqua. Non sì, so esatto, avremo un contributo idrico importante, un contributo di fibra sì utile, però purtroppo abbiamo anche bisogno di vitamine, di sali minerali che sono utili per il funzionamento anche dei nostri processi biologici. Magari uno pensa di ho mangiato quello, guardato, sono pieno di vitamine, no, invece è un po' come il concetto delle banane, in fin dei conti. Ok, la banana può essere utile, potassio quanto volete, però comunque non si mangia, però non bisogna abusarne. Comunque il quantitativo di amido è anche molto ricco, quindi il quantitativo là si parla di calorie in eccesso dove non è necessario, ovviamente. Quindi è vero che è meglio anzi per la sera non mangiare la banana, la frutta? No, allora non è vero, il discorso è, io il carboidrato la sera posso metterlo, il discorso sta sempre nel quantitativo e nell'abbinamento delle cose. Io quindi la banana posso anche metterla, però non posso eccedere ovviamente nel pane, nelle patate o nella pasta, quello è essenziale, il quantitativo la sera. Beh, ci va bene che non abbiamo neanche il vizio di friggere le banane in Italia. Ah, meno male. Cosa che invece avviene in altre cucine, quindi sarebbe anche peggio. Ci manca, solo quello, però insomma prima o poi arriverà, dopo la pizza con l'ananas, secondo me mi aspetto di tutto, con la Western Diet che ci sta inondando di qualsiasi cosa. E quanto infatti l'influenza delle altre cucine sta minando però la buona, non dico la cucina mediterranea o cosa, ma comunque il buon, il mangiare bene, appunto. 99% sì. L'impatto col sì, la Western Diet che proviene dall'alimentazione occidentale impostata dagli Stati Uniti, semplicemente è l'elemento base dal quale poi insorgono tutte le problematiche che ho già citato prima, problematiche cardiovascolari. Allora, faccio la domanda, quindi questo arriva invece dei grandi cucini dall'Oriente, no, invece sì, esatto, ci fa bene invece quello. Ci sono, allora il concetto della cucina medio orientale invece, se gestita come dovrebbe essere gestita, quindi senza occidentalizzare anche quella, potrebbe dare degli effetti positivi. Ci sono alcune scelte alimentari provenienti dalla cucina araba, medio orientale, piuttosto che anche del suo Levante, che possono dare degli impatti fondamentali anche sommate alla dieta mediterranea. Bene, non chiedo nulla sul kebab perché non so come potresti rispondermi. No, scherzo, Mario. Dai, davvero, grazie mille. Ricordacelo, le ultime coordinate, appunto, la tua pagina Facebook. Mia pagina Facebook, dottor Flavio Valentino, dot.flaviovalentino_biologo-nutrizionista, dove comunque troverete anche tutti i miei recapiti, quindi sia il numero di telefono che la mia mail, oppure scrivermi direttamente tramite la stessa pagina. Insomma, ringraziamo allora Flavio Valentino, siamo alla chiusura della nostra prima puntata di Condoni Milani questo 2019, grazie mille grazie a Flavio Valentino, trovate tutte le indicazioni comunque anche sotto questa diretta, nei commenti taggeremo la sua pagina Facebook, potete scrivere, trovare tutti i vari luoghi in cui poi può ricevere, e dice appunto stanno anche aumentando pian piano, quindi insomma, e potete seguire anche su Milano News e la sua rubrica Milano in Salute. Grazie davvero. Grazie a voi. Buona giornata. Grazie, e mi viene da ridere, ma buon appetito.
Ci siamo quasi. Ci siamo quasi ormai. 12:59 in questo istante, 13:00 in questo istante, l'una. E quindi noi chiudiamo questa prima puntata. Grazie mille per averci seguito. Oggi è lunedì 28 gennaio. Ci vediamo domani. Domani è martedì e ritorna il martedì di Consulta per i Fermi Milano con Walter Cherubini. Grazie mille, arrivederci.